Qual era la tua carta? La mamma di Pippo. Due di picche. Due di picche, solitamente porta sfortuna, ma non questa volta. Assurdo. Piaciuto? Molto figo. Allora, Giusy, oggi ti farò vedere una magia particolare. Perché particolare? Come vedi, utilizzeremo un classico mazzo da poker con i quadri fiori picche. Ma è particolare semplicemente perché solitamente nei classici giochi di magia si va a far selezionare una carta dallo spettatore che poi magari viene messa nel mazzo, si viene a fare un taglio, magari si mescola anche, però in un qualche modo il mago riesce a manipolare e comunque avere il controllo della situazione. Sì. Oggi annienteremo ogni controllo. Perché quello che farai sarà selezionare una carta e poi vedrai cosa accadrà. Okay. Ok, quindi in maniera molto semplice ti farò scorrere delle carte, tu ti fermerai in un punto e guarderai la carta oppure la estrarrai. Ok. Ok, quindi quando vuoi. Stop. Ok, guarda la carta. Sì. La faccio vedere a casa. La vuoi estrarre o la vuoi ricordare e basta? La ricordo e basta. Ok, io mi sono girato perché non vorrei vedere dei riflessi negli occhiali, insomma queste cose strane che magari loro... Se poi li tolgo. Non fa niente. Bene, adesso hai una carta in mente. Ti chiedo di fare, in una maniera molto semplice, un miscuglio all'americano. Sì. Alla meno peggio, come meglio ti riesce. Anzi, sarà ancora più caotica. Ok. Poi? Voglio usare di più. Voglio che fai un taglio e completi. Sì? Secondo me non si è dispersa abbastanza la tua carta. Che ricordiamo è solo nella tua testa. Sì. Quindi mescola ancora l'americana. Un altro. Ancora una volta. Ti vuoi male. Esatto. Ok. Taglia e completa. Bene. Adesso so cosa stai pensando. Che magari avrei preso dei punti di riferimento. Allora ti chiedo di prendere il mazzo di carte, guardarle di faccia, andare a trovare la tua carta. Sì. E la metti in un punto completamente diverso rispetto a quello dove si trova adesso. Ok, io mi giro ancora una volta. Allora, cerco la mia carta, vediamo un po'. Aspetta. Eccola, ok. Sposto. La prendi e la metti in un punto completamente diverso. Ok, ci sono. Ok, appoggio tutto sul tavolo. E adesso proverò a ritrovare la tua carta. Anzi, taglia e completa. Voglio complicarmi ancora di più la vita. Ok. Adesso ci provo. Per davvero. Allora. Trovata? Può darsi di sì. Può darsi di no. Ma probabilmente può darsi di sì. Per la prima volta ti chiedo qual era la carta che hai solamente visto nel mazzo che tu stessa hai mescolato ben due volte e tagliato diverse volte. Quello che ti darò io stasera. Ovvero? I due di picche! Ah, pensavo la regina di cuori, no? No. Due di picche perché... Oh, grande! Due di picche. No, grande, bellissimo.